ci vuole un fisico bestiale, perché siamo sempre ad un incrocio. Ebbene sì, è tornato il nostro grande Carboni, il cantante. Anzi no, parliamo di calcio, perché è tornato il nostro Carboni alla ribalta. Era stato definito come il fuoriclasse fantasista dell'Inter. Ebbene, il buon Carboni è tornato alla ribalta, perché di nuovo viene dato al Genoa in cambio di un giocatore. Se vi ricordate, a gennaio il buon Carboni, il fantasista dell'Inter, sarebbe stato il sostituto ideale richiesto dalla società Genoa, pensate un po', per sostituire Albert Gudmundsson. Bene, non ci facciamo mancare niente, a giugno nuova offerta per Carboni, perché il Genoa non può fare a meno di Carboni, non il cantante ma il giocatore, il fantasista dell'Inter, e ora viene dato in cambio di Martinez. Benissimo, ebbene sì, l'Inter, per prendere il buon nostro Martinez, portiere che fino all'altro ieri faceva cagare il mondo, invece ora si vocifera che l'Inter dia addirittura il fantasista Carboni. Bene, viene dato il fantasista, ma pensate un po', per farlo giocare in porta. Ebbene sì, perché siamo arrivati a questo livello. Ragazzi, ora, io ho fatto il coglione e va bene, però su, ma ancora, cioè, non è bastata tutto gennaio che gli abbiamo fatto una pernacchia, perché si vociferava che Gudmundsson potesse andare via in cambio di Carboni, più qualche spicciolo. Ora ci riprovano dicendo che Carboni verrà dato al posto di Martinez. Dai, per favore, cerchiamo di essere seri, cerchiamo di seguire il calciomercato con intelligenza, cerchiamo di essere furbi, non facciamoci prendere da tutte le notizie che escono fuori, perché sono altamente ridicole, ragazzi, altamente ridicole. Quindi cerchiamo di vedere quello che succederà veramente, di quello che poi farà la società, perché ora è passata di moda l'idea Gudmundsson, ora c'è la moda Martinez. Sta di fatto che comunque sia ci vogliono appioppare questo Carboni, che poi io non voglio mettere in dubbio che possa essere un bel giocatore, non lo so, non l'ho mai visto, questo qua fa panchina, ha fatto panchina anche non so dove, cioè questo qua non gioca, e quindi possiamo anche farci credere che questo sia il giocatore del futuro, il fantasista del futuro. Ad oggi mi tengo Gudmundsson e mi tengo Martinez, e forse bisognerebbe anche che loro capissero che se vogliono i nostri giocatori devono venire qua col grano. No, non puoi continuare a far venire qua Carboni, basta, Carboni non lo vogliamo più, perché non ci interessa, piccioli, soldi, ok? Ragazzi, alla prossima, vi lascio con il grande Luca Carboni. Ci vuole un fisico bestiale, perché siamo sempre ad un incrocio.